parlare un attimo? Perché 8 mesi per la ricostruzione? Perché uno consegna una pratica e ci vogliono 8 mesi. Perché adesso faremo presentare le ragioni al Presidente del Consiglio. 3 anni. L'abbiamo fatto presentare tutti quanti. Questo palazzo qui non c'è da anni. È 3 anni che è chiuso. Perché non lo riapro? Perché tanta complessità? Non so. Le partite. Ma è cattiveria. Secondo me è cattiveria. Sono 3 anni quasi che le richieste si continuano a richiedere, li fanno presente, eccetera. Poi infine siamo qua, vedi? Spazziamo. Ricordate parlare, sì, però ci sono anche loro, siccome io vengo da tutti, però mi fate parlare con loro, sono anche loro hanno diritto di essere ascoltati. Ricostruzione e tutte le attività collegate, quindi è importante in questa fase. Siccome questo decreto è in sede di conversione in Parlamento, stiamo mettendo a punto gli emendamenti e vorremmo, come dire, non sbagliare quegli emendamenti, perché saranno quelli che poi ci aiuteranno a procedere più speditamente. Siamo perfettamente consapevoli che ci sono delle comunità che soffrono, che non ancora individuano una, diciamo, prospettiva concreta, reale, e vorrebbero, come dire, che fosse restituita alle rispettive comunità quella vita quotidiana che si è persa, quel sentimento anche di comunità che ovviamente un terremoto ha in parte lacerato. Quindi senza declamazioni altisonanti noi ci confronteremo adesso sui problemi. Io ringrazio la stampa per la presenza e ben accetta, ma siccome questa è una riunione operativa, eccetera, vi chiedo in questo momento cortesemente di allontanarvi, così ci date la possibilità di confrontarci sui problemi. Perché no, cosa? Perché vorrei sentire voi e non voglio parlare adesso sui giornali. Ma perché ritenete che sia una riunione segreta se non c'è la stampa? Se lei vuole fare delle dichiarazioni faccia subito e poi rimaniamo. Non credo che sia una riunione segreta, ho voluto dare il senso che fosse una riunione segreta con tutte le persone qui presenti. Grazie.